Tango. Ben ritrovati con l'informazione. Apriamo il nostro giornale con l'operazione della Guardia di Finanza di Padova. Oltre 100 militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri reparti della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica della città euganea, hanno dato esecuzione a 20 perquisizioni personali e di locali tra le province di Padova, Milano, Lodi, Verona, Roma, Terni, Napoli e Caserta, nonché alla notifica di un provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di 4 persone a capo di un'associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali nel campo della commercializzazione di carburante per autotrazione. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti 2 imprenditori padovani operanti nel veronese e 2 soggetti attivi nell'Interland di Napoli, nonché altri 12 soggetti a vario titolo coinvolti nella frode. Attraverso la gestione di 13 imprese filtro e cartiere sparse in vari stati europei e in Italia, formalmente intestate a prestanome, l'organizzazione in 3 anni hanno complessivamente venduto a circa un centinaio di clienti nazionali tra depositi commerciali e impianti stradali di distribuzione carburanti 410 milioni di litri di carburante in frode all'IVA. Frode per la quale il GIP del Tribunale di Padova ha emesso anche un provvedimento di sequestro di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza di circa 95 milioni di euro. Infatti, sfruttando il determinante apporto dei 2 soggetti padovani titolari di un deposito destinatario registrato sito a Cologna Veneta nel Veronese, il carburante proveniente dalla Slovenia veniva poi venduto tramite numerosi passaggi cartolari di fatture soggettive effettivamente inesistenti a centinaia di clienti ubicati tra le regioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia, della Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania ed Emilia Romagna. La cronaca: poco prima delle 10.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 246 in contrada Floriani a Recoaro Terme nel Vicentino per la fuoriuscita di strada di un anziano automobilista rimasto leggermente ferito. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza la Volkswagen Golf finita nel tratto di strada appena percorso dopo aver affrontato un tornante in salita. L'uomo, un 92enne, era stato già preso in cura e assistito dal personale del SUEM 118. E oggi alle 11:15 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti a Salzano in provincia di Venezia per un incidente tra 2 auto finite entrambe fuori strada, ferite le 2 donne che guidavano. I pompieri accorsi congiuntamente al personale sanitario del SUEM hanno messo in sicurezza i mezzi di soccorso, la conducente e anche la passeggera che si trovavano all'interno della Smart finita nel canale di scolo sotto il piano stradale. Le 2 donne sono state stabilizzate dal personale sanitario e quindi trasferite all'ospedale. Illeso invece l'automobilista alla guida della Mercedes, coinvolta una E220. I carabinieri hanno deviato il traffico e quindi eseguito i rilievi di rito. Oggi alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada lungo la A31 Valdastico tra i caselli di Santa Margherita d'Adige e 90 Vicentina in direzione nord per l'incendio di un rimorchio di un auto articolato che trasportava carta imballata da Macero. L'autista si è accorto del fumo dallo specchietto retrovisore e dalle segnalazioni delle altre persone che appunto erano in transito. È riuscito a fermarsi e a staccare in tempo la motrice. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Este, Lonigo e Rovigo hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero carico e della sterpaglia ai margini dell'autostrada. Le cause dell'incendio, al vaglio ora dei vigili del fuoco, potrebbero essere state innescate da un problema meccanico ad una ruota del semirimorchio.
Il quartiere Stanga a Padova è nuovamente in fermento. Gli abitanti del quartiere, oggi liberato dalle ruspe di via Anelli, segnalano un ulteriore degrado, questa volta vicino alla chiesa di Pio X. Una palazzina in completo abbandono da parte delle istituzioni, dove regnano continue occupazioni abusive e alcune attività all'interno degli appartamenti di bar abusivi. La protesta ora arriva proprio dall'amministratore di queste palazzine, Regno dello Spaccio, proprio in via Confalonieri. Vediamo. Guardi, allora, le segnalazioni si sono accumulate anche alle forze dell'ordine, special modo ovviamente in orario notturno, anche da parte degli stessi condomini residenti, i quali trovandosi in situazioni che ritenevano pericolose o comunque intollerabili, hanno chiamato. In effetti ci sono state anche delle uscite da parte delle forze dell'ordine, le quali però si sono limitate a un riconoscimento temporaneo di alcune persone, senza poi dare seguito a nient'altro. Ed è proprio questo il problema, cioè che chi frequenta questi luoghi purtroppo sa che oltre alla mera identificazione poi non c'è un seguito, quindi sa che il giorno dopo potrà tornare a fare la stessa cosa, con alti e bassi ormai da anni. C'è stata una ovviamente ci sono stati dei periodi in cui la cosa era un po' attenuata, perché c'era un maggiore controllo, ad esempio con la giunta Bitonci, insomma, la situazione era meno grave, o almeno così era percepita, e c'era un maggiore controllo. Adesso siamo arrivati a uno forse dei periodi più bui. 15A, 15B è lo stato di totale abbandono e pericolosità in cui sono costretti a vivere i condomini. La situazione si sta aggravando sempre di più. Risultano infatti ad oggi, come dirà poi l'amministratore dottor Peron, la presenza di appartamenti abusivamente occupati. Ci sono degli appartamenti in cui pare appunto che vi siano anche dei bar abusivi, quindi un'attività di somministrazione di alimenti e bevande abusiva, delle situazioni igienico-sanitarie gravissime. Pare infatti che vi sia per esempio solo un bidet all'interno del quale vengono scaricati tutte le bevande, quindi le birre che vengono prodotte in questi appartamenti, e ancora le luci vengono in continuazione distrutte per facilitare ovviamente lo scambio dello spaccio nella zona, e ovviamente la presenza anche di veicoli che sono totalmente lasciati in uno stato di abbandono, che sono divenuti dei rifiuti. E questo proprio per favorire ovviamente lo smercio di lo spaccio di droga. Più una gestione dei rifiuti che è assolutamente devastante. Su ulteriori dettagli poi e sulle nostre proposte, che arriverò dopo, però lascio un attimo la parola, che racconta anche lo stato d'animo in cui sono costretti a vivere le persone per bene che vivono lì, che sono costretti a subire una vita che non vogliono vivere, perché hanno acquistato quegli appartamenti per dare un futuro alle loro famiglie, arrivando anche da altri paesi distanti dalla nostra Italia, sperando di far crescere in un posto sano e salubre dai loro bambini, e oggi invece loro stessi, che provengono da altri paesi, non riescono più a gestire la convivenza con questi delinquenti. Sì, esatto, Eleonora, ti ringrazio. In effetti la situazione è proprio questa, ci sono reati di ogni genere sui quali è inutile soffermarsi adesso per non perdere tempo. L'aspetto più rilevante appunto è delle persone per bene che abitano queste zone, siano italiani o stranieri, ma che comunque vivono all'interno dei fabbricati con le loro famiglie e si trovano in uno stato di paura, apprensione e anche quasi depressione per aver comprato magari anche a caro prezzo una decina di anni fa, una quindicina, e adesso trovarsi in una situazione di non avere nulla in pugno e di dover crescere i propri figli all'interno di un sistema che è così compromesso e deteriorato. Quindi non si chiede nulla di trascendentale, ma soltanto quella che dovrebbe essere considerata la normalità.
quindi ci sono odori legati alle immondizie che sono soprattutto nel periodo estivo insopportabili, condizioni igieniche assolutamente riprovevoli, piuttosto che il movimento notturno, quindi l'attività legata ovviamente alla malavita e al fatto che ormai questa zona è riconosciuta come un punto in cui si può fare qualsiasi cosa. La Polizia di Stato con il personale della Polizia Stradale continua costantemente i controlli dei veicoli e dei loro occupanti lungo le arterie stradali principali, con particolare attenzione ai mezzi che viaggiano in sovraccarico. Ed è così che una pattuglia autostradale della Polizia, durante la normale attività all'interno dell'area di servizio Limenella Est, lungo la A4, ha visto che procedeva un autocarro sovraccarico. Alla guida di questo Ford Transit vi era un cittadino rumeno TSD di 40 anni e come passeggere la mamma e la moglie dello stesso, i quali erano tutti diretti al paese straniero di origine e stavano trasportando effetti personali e masserizie varie. Venivano contestati comunque sia alla conducente che al proprietario del mezzo le condizioni e le limitazioni di circolazione sulle autostrade, con un'ammenda di importo pari a circa 630 euro da pagare subito in quanto stranieri e quindi la decurtazione anche di 6 punti. A seguito degli accertamenti effettuati nelle banche dati, emergeva a carico del conducente TSD un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Tivoli da eseguire subito durante il controllo per il reato di possesso improprio di armi. Quindi gli operatori accompagnavano TDS presso gli uffici della sezione della Polizia Stradale di Padova per gli accertamenti più accurati e quindi confermavano l'ordine di cattura del rumeno e quindi trasferito al Due Palazzi. Nella serata di ieri, nel corso dei consueti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito cittadino, il personale della squadra mobile della Questura di Padova, addetto al contrasto del crimine diffuso, ha tratto in arresto, in flagranza di reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, il cittadino tunisino Torek Lassad, regolare sul territorio nazionale, domiciliato a Padova con precedenti di polizia e penali per reati di materia di stupefacenti. Nella medesima occasione è stato denunciato anche un connazionale del predetto soggetto, anche lui dimorante a Padova, senza fissa dimora e irregolare nel territorio nazionale. Al Torek venivano rinvenuti e sequestrati un'ingente somma di denaro, un taccuino manoscritto con materiali indicanti somme di denaro e nomi in arabo, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, perfettamente compatibile con il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di eroina poco prima sequestrate, nonché documenti riconducibili ad altri connazionali pregiudicati e anche per loro per reati inerenti agli stupefacenti. La seconda linea del tram a Padova inizia a delinearsi. Il progetto vede un percorso che si snoderà per una tratta lunga 5 km che va dalla stazione ferroviaria di Padova fino a Volta Barozzo. L'amministrazione comunale lo ha annunciato in tarda serata. Il progetto vede un costo di circa 70 milioni di euro, interessando circa 25.000 padovani, con un cantiere che partirà l'anno prossimo. Vediamo. Il progetto definitivo è stato completato dai consulenti selezionati dall'amministrazione comunale, ma manca ancora la validazione da parte di tecnici esterni che hanno il compito di verificare il progetto e assicurare all'amministrazione che è stato redatto, in tutto e per tutto al meglio. Questa fase si completerà alla metà del mese di luglio e quindi dopo questo passaggio avremo la possibilità di mettere a disposizione della città il progetto, far partire il bando di gara per la redazione dell'esecutivo e l'esecuzione dei lavori che partiranno grosso modo a metà del 2021. Ma il progetto che conosciamo già da alcuni mesi va dalla stazione ferroviaria a Volta Barozzo in corrispondenza della tangenziale, ha 13 fermate e direi per quasi l'80% è su corsia riservata e quindi garantisce i tempi di percorrenza e la possibilità quindi di raggiungere il centro città e l'ospedale con tempi contenuti
e senza interferenze particolari con il traffico veicolare. Questo è un elemento importante, anche l'accesso attraverso, diciamo così, il canale scaricatore avviene con un nuovo ponte e quindi dovremmo riuscire a gestire i nuovi flussi veicolari in modo più razionale, con minore pressione sulle nostre strade e quindi sulla qualità della vita di tutti. Costi, sinceramente non ricordo la cifra esatta dei lavori messi a base di bando di gara, i tempi sono senz'altro contenuti nell'arco di 20-24 mesi. Da Treviso aiuti e a negozi, a bar e alle piccole imprese a corto di liquidità per l'emergenza Covid. Il comune di Treviso infatti rinnova l'apposito fondo per prestiti agevolati, già diventato un modello per molte altre amministrazioni del nostro territorio. Dalla redazione di Veneto 1, vediamo. Sull'onda del successo, Treviso Fund replica. Il comune rifinanzia il fondo a sostegno delle imprese cittadine colpite dall'emergenza Covid, creato insieme a Confidi e banche locali. La prima edizione, lanciata a maggio, ha visto le disponibilità esaurite in pochi giorni, un centinaio di imprese finanziate per 2 milioni e mezzo di euro complessivi erogati grazie all'effetto moltiplicatore. Numerose le ditte rimaste in lista d'attesa. Il Fund 1 ha portato ad aiutare 100 imprese trevigiane con rapidità, facilità nell'accesso al credito, tant'è che abbiamo dovuto, ma lo facciamo con assoluta felicità, fare il Treviso Fund 2, perché le richieste sono così pressanti e così elevato, è piaciuto così tanto questo strumento che abbiamo deciso di stanziare ulteriori fondi per dare ancora più sollievo all'impresa trevigiana. Anche per la seconda tranche, caratteristiche analoghe alla prima, Casugana ha stanziato altri 260.000 euro destinati ai consorzi fidi delle associazioni imprenditoriali di artigianato e commercio della provincia. Grazie alle garanzie da essi fornite, il fondo alimenterà prestiti per altri 3 milioni di euro in tagli da 10.000 a 35.000 euro ciascuno, a cui potranno accedere imprese con sede operativa nel capoluogo della Marca. Obiettivo non secondario, evitare anche che le ditte a corto di liquidità possano cadere nel gorgo dell'usura. A testimonianza della validità dello strumento, molte altre amministrazioni lo stanno copiando e, come conferma il sindaco Mario Conte, non è arrivata alcuna lamentela. Il Treviso Fund 2 è stato molto sollecitato perché appunto coloro che non erano riusciti a entrare nella prima tranche di finanziamento chiedevano quando sarebbe arrivata la seconda, oggi è arrivata, ma soprattutto nessuno si è lamentato e credo che in un paese dove la critica, la lamentela ormai con gli strumenti che abbiamo anche tecnologici sono all'ordine del giorno, non aver ricevuto nessuna critica, nessuna lamentela, nessun segno di delusione sia stata una grande vittoria. Claudio Alessandrini, direttore generale di Centro Marca Banca, primo istituto di credito ad aderire, definisce il progetto una nuova alleanza per il rilancio dell'economia locale. Sono dei segnali molto positivi che vanno presi sicuramente con cautela, però abbiamo erogato il 300% nei mesi di maggio e di giugno rispetto a gennaio, ma le richieste sono state effettuate da aziende sane che stanno bene, che vogliono cogliere le opportunità per fare degli investimenti, perché siamo in un momento dove è difficile, ma dove serve la lucidità necessaria per fare delle scelte importanti e anche il coraggio per cogliere le opportunità e fare gli investimenti e affrontare un futuro diverso. Uno scenario totalmente nuovo. E anche una volta terminata l'emergenza, il Treviso Fund potrebbe diventare strutturale, magari dedicato a specifici settori o tipologie di investimento. Da oltre 10 anni è istituito l'albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova, una iniziativa nata in collaborazione con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, che ha l'obiettivo di sostenere e far conoscere agli esercizi commerciali e artigianali il tipo di patrimonio che appunto sono legati a Padova. L'albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova valorizza e tutela le attività oggi circa 133 che hanno più di 40 anni di vita. Sentiamo cosa ci dice l'assessore Antonio Bressa. Si è riunita oggi la commissione comunale per le attività, i locali storici del Comune di Padova.
abbiamo aggiunto 11 attività e quindi adesso diventano 133. Attività come quella che ho alle spalle, che sono attività che hanno ben più di 40 anni di presenza e che sono parte del nostro patrimonio che crea l'identità culturale della città. Gli viene riconosciuto questo logo che viene messo nelle vetrine o nei chioschi come quello che ho alle spalle, ma la cosa più importante è che queste attività vogliamo che siano anche parte della nostra offerta turistica, per cui i luoghi più significativi saranno parte delle nostre prossime azioni di promozione. La Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati sta discutendo il disegno di legge di conversione del decreto rilancio e risulta che relativamente al superbonus del 110% delle agevolazioni fiscali siano state escluse le categorie catastali comprendenti le ville, le dimore storiche e i castelli. Si tratta di un vero e proprio insulto all'attività di tutela e conservazione di uno straordinario patrimonio storico e culturale. Lo afferma l'assessore alla cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, che manifesta per la sua totale contrarietà a quella che è la decisione del governo. È scandaloso e ingiusto, ed rincara la dose Corazzari, da una parte i proprietari di edifici riconosciuti di valore storico e artistico sono vincolati dalla tutela e dall'altra vengono esclusi dalle agevolazioni per la conservazione di un patrimonio culturale che è anche un bene pubblico e deve essere tramandato alle future generazioni. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni, vi invito a digitare il nostro sito www.caffetv24.it per essere sempre aggiornati e ovviamente aggiornatevi anche attraverso i nostri social.